Vieni da Chiale a Pinerolo, ci sono gli sconti per il rinnovo del negozio. 5% sui TV Color, 10% su piccoli e grandi elettrodomestici, casalinghi e ferramenta, 20% sull'arredo giardino. Vieni a trovarci, siamo nell'area commerciale di Abbadia Alpina. Ospite in studio è Ezio Giai, che ha curato come museo etnografico la mostra dedicata all'arte africana che aprirà al Salone dei Cavalieri a Pinerolo. Cosa potranno vedere i visitatori? Dunque, i visitatori vedranno delle straordinarie opere d'arte africana, soprattutto con lo spirito etnografico, quindi sono opere che sono espressione della cultura materiale, della cultura di queste popolazioni africane, del Centro Africa soprattutto, e che sono una testimonianza viva di quanto oggi, anche e anche nell'immediato passato, l'arte contemporanea abbia ripreso da questi modelli originali popolari africani. Sto parlando dei riferimenti che può avere quest'arte con l'arte contemporanea rispetto a Picasso, rispetto a Braque, rispetto a anche i più recenti italiani. Molti si sono ispirati a quest'arte, quindi li vedremo tante di queste opere. Quanto tempo avete impiegato per prepararla e perché questo tema? Allora, la mostra è praticamente una collezione del signor Brezzo di Giaveno, che è un viaggiatore, un ricercatore, un soggetto che negli anni, lui peraltro è abbastanza giovane, ma ha raccolto negli anni queste testimonianze delle espressioni artistiche popolari africane. E noi come civico museo etnografico ovviamente questi temi ci interessano tantissimo, quindi quando sono venuto a conoscenza della disponibilità di questo signore con il suo materiale immediatamente ci siamo attivati per far sì che potesse essere questa mostra trasferita a Pinerolo e potesse essere veramente ammirata da tutti i pinerolesi, da un grande pubblico, ci auguriamo, e nella collocazione del Salone dei Cavalieri anche una facilità. La mostra sarà aperta, come si sa, tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, si inaugura questo sabato alle ore 15 e quindi avremo modo veramente di vedere questi tanti reperti, tantissimi reperti che sono presentati a Pinerolo per la prima volta. La ringraziamo per essere stato ospite da noi. Grazie a voi.